fantastico. Buonasera allora cari amici, rieccoci di nuovo qui in diretta dal MEI di Faenza. Oggi ultimo giorno di settembre, quindi sabato 30 settembre, abbiamo un'altra ospite qui con noi, sempre qui in giro per le vie del centro storico. Abbiamo Angelica con noi, ciao Angelica. Ciao a tutti gli ascoltatori. Grazie. E a tutti gli spettatori. Bravissima, esatto, perché come dicevo ad Angelica siamo in onda anche in diretta sempre e poi riascoltabile e riguardabile in podcast su Radio Saiuz, anche appunto con la web TV. Allora cara Angelica, io ho qua in mano in mezzo tra noi, che metto bene in evidenza, se non si vedesse bene, il tuo album, il tuo ultimo album, giusto? Esattamente, la nostra, il nostro il prodotto, la nostra piccola fatica, insomma. Esatto, sì, è il vostro, diciamo così, lavoro, e certo, che si intitola Rendezvous, lo dico in francese. Niagara Rendezvous. Rendezvous, esatto, Niagara Rendezvous, giusto, è vero, scusami. E naturalmente io faccio alcune domande così a ruota libera, come una chiacchierata. Va bene, va benissimo, allora, io sarò lieta di risponderti. Esatto, intanto leggendo un po' all'inizio del tuo curriculum mi incuriosiva il discorso di Franco Battiato. Parto e la sparo subito alla grande, che mi stavi, guarda, raccontando. Esatto. Adesso diciamo che è stata una sorpresa per me, come appunto è una sorpresa per tutti quelli che tengono in mano questo disco. Abbiamo una bella presentazione da parte di Franco Battiato, che è un mostro sacro della musica d'autore. Io faccio musica d'autore e per me è un immenso piacere aver dato delle emozioni al maestro. Tra l'altro inaspettata, come mi dicevi, come sorpresa. Assolutamente, sì. Un mio estimatore, giornalista e biografo di Franco Battiato ha proposto la mia musica tra quella di altri musicisti come cose interessanti da ascoltare. Il maestro voleva scoprire la musica italiana, cioè diciamo le nuove tendenze. E il mio disco gli è piaciuto tantissimo, la mia musica in generale, quindi mi ha onorato di questa presentazione. È bella questa cosa, devo dire, molto, anche ti dà animo anche ad andare avanti, ti stimola, immagino. È una bella ricompensa, esatto, per l'impegno che abbiamo messo nella realizzazione e di una lunga passione musicale portata avanti anche tra difficoltà e tra, insomma, immagino, sempre con molto entusiasmo, ma sappiamo che in Italia ci vuole anche tempra, insomma, sì. Brava. Angelica, ti chiedo appunto perché stavi dicendo appunto questa passione che portate avanti con entusiasmo, immagino da diverso tempo, no? Assolutamente. Parlaci, raccontaci un po' di te, da dove nasci e da dove nasce soprattutto questa tua attività lavorativa, no? Non lo so, nel senso che immagino di sì, però passione anche che ti, allora, muove. L'arte fino a qua non potrà mai essere un semplice lavoro. Bravissima, volevo per questo te l'ho detto. L'arte è una filosofia che avvolge tutta la tua vita. Esatto. E quindi ogni esperienza, parlare con una persona, sì, avere un contatto umano, va tutto quanto nella grande mescola, no, dalla quale nasce l'arte. Esatto. Quindi no, non lo considero un lavoro, esatto, lo considero una vocazione, una missione. E lo è anche. E lo è, sì, e lo è. Anche per le fatiche e soprattutto, lo sappiamo bene, anche tutte le, diciamo, risorse che impegna, anche dal punto di vista affettivo, umano, certo, e anche di tempo. Perché comunque, sì, questo disco, diciamo che nasce poi addirittura da un'opera teatrale. Ah, dai. Quindi c'è stata l'ideazione di un'opera teatrale, la scrittura. Che bello. Dare voce a diversi personaggi e quindi chiaramente curare, è un disco, diciamo, che contiene parecchia musica e parecchia vita. Bello. Quindi... E che opera teatrale, se vuoi che la citiamo anche, allora, per sentire? Allora, l'opera teatrale è sempre, sì, omonima, Niagara Rendezvous, Niagara Rendezvous, che spero, sì, di poter portare in scena presto, insomma, se il disco continuerà ad avere un buon seguito, certo, magari appunto un crowdfunding, qualcosa, certo, potremmo metterla in scena, potrebbe essere un buon viaggio. E quindi è già una tua idea, un tuo progetto in fase, diciamo così, in attesa di realizzazione. Esattamente, quindi. No, c'è già tutto. Ah, avevo quindi anche scritto, la compagnia. Sì. Ah, bene. Quindi speriamo, insomma, di... La verremo a vedere, allora, mi auguro. Volentieri. E quindi questo. E suoni qui al MEI? Allora, no, io in realtà sono di passaggio. Ah, ok. Cioè, di passaggio tra...
tra amici, tra persone che conosco, grandi musicisti, insomma, compagni di viaggio. Sì, giusto. E niente, quindi no, sono qui per ascoltare e per far ascoltare anche le mie cose. Per promuovere anche questo lavoro. Perché è uscito da pochissimo. Quindi bene, quindi siamo... noi di Radio Sound siamo contenti e felici di poterti dare una cassa di risonanza, come dico io, anche agli amici che ci ascoltano su queste onde web radiofrequenze. Sì. Ricordiamo, Angelica, anche i tuoi contatti e la possibilità di venirti a trovare sul web. Assolutamente. Allora, l'etichetta che pubblica questo disco è la Point of View Records di Roma. E appunto i contatti sono quelli di tutti i social. Sì, è chiaro. E io sono poco, diciamo, poco un po' social. Scettica, io sono un po' scettica su... Però diciamo che il distributore, l'etichetta invece non è il mio stesso avviso, quindi vi dico di cercare il mio nome e sicuramente quello della Point of View Records, quindi Angelica Saurel Scutti esatto. E la Point of View Records. Esattamente, per poterti venire anche ad ascoltare. Assolutamente, dal vivo. E naturalmente, se qualcuno volesse venirti a vedere prossimamente, hai delle date, delle esibizioni? Visto che è un progetto molto complesso, stiamo approntando le prove, speriamo adesso è l'inizio dell'autunno, speriamo che un paio di mesi insomma ci possano essere le prime date. Ok, domanda altra diritto, come mai Niagara Rendezvous? Da dove nasce questo, così ci spieghi anche, entriamo più dentro nella cosa. Certo, allora la trama del disco parte da un cinema, il cinema Niagara, dove alcuni personaggi si incontrano, si mescolano il loro passato, è tutto un discorso sulla memoria e sul peso di quanto le scelte del nostro trascorso possano influenzare il nostro futuro. Bello. E quindi diciamo che le ferite che uno magari non ha riemarginato potrebbero doversi cauterizzare tramite altri incontri, quindi tutto diciamo si svolge tra le tende del cinema Niagara, ci sono vari personaggi e le loro considerazioni sull'esistenza. Bella questa cosa del passato che poi insomma sappiamo che è anche così spesso, no? Sì, infatti. Che le vite del passato. Assolutamente. Allora, cara Angelica, noi ti lasciamo andare avanti appunto qua nei vari contatti, ormai ci siamo anche domani, se vuoi ripassare per noi è un piacere. Certo, ci facciamo anche un'altra chiacchierata in diretta, andiamo avanti anche con altre cose. Va bene, perché so se i nostri impegni si coincideranno, esatto, per cui non c'è problema. Naturalmente io mi avvicino in modo da far vedere meglio il CD, ma figurati. Volevo dire che la copertina è opera del pittore Lorenzo Monaca, che è uno scenografo bravissimo. E, insomma, ha lavorato con grossi nomi, con Tornatore, con Spike Lee, ha lavorato con Chanel e fantastico. Quindi mi fa piacere far vedere questa splendida opera che illustra anche lo spirito di Niagara Rendezvous, che è un disco tosto, è irriverente come dicono tutti. E mi è piaciuto che tu ce l'hai raccontato mentre io avvicinavo la copertina in modo che loro potessero ammirare meglio questo CD. Allora, cari amici, noi vi consigliamo di andare ad ascoltare Angelica, naturalmente la trovate nei vari social e anche nella sua pagina. E anche nella mia pagina. Così potete anche ascoltarla e vi diamo appuntamento sempre in diretta qui dal MEI e salutiamo Angelica ringraziando di essere stata qui con noi. Grazie a tutti. Ciao, a tra poco. È stato un piacere. Poi Angelica, grazie mille. Ciao. Felicissimo, grazie. Dai, sul serio, mi fa piacere. Guarda che facciamo la...